weekly. Si parla dei weekly. Comunque, andiamo a vedere subito questa grand final tra Simmax. Sì. Per culo il chat. Tra Simmax e Dinamiter. Dinamiter parte dalla winner bracket. Simmax parte dalla loser. Siamo a questa grand final number one. Ok, forgiallo la tag di Dinamiter, che ovviamente penso si riferisca a Dedede e non a me purtroppo, Sig. Vabbè, comunque 33 a 39, parte il PK Fire, 45, partono subito a Satanati, i due si conoscono veramente come fratello e sorella. Non dico chi è la sorella. Allora 51 a 49, match molto equilibrato. Qui non so quanto effettivamente si possa parlare di matchup, perché non ho la più pallida idea di chi sia favorito su chi. Si conoscono talmente bene che il dici il matchup è un qualcosa di secondario. Si conoscono talmente bene che si ricarica l'energia a me. Sì. Comunque 75 a 70, 75 a 81 in questo momento, quindi praticamente stiamo andando di pari passo per quanto riguarda i danni. Eccola da un throw, prova a player, arriva la prima stock per Simmax. E qui dietro c'è un Griselda che sta tifando terribilmente per Simmax, che tira, dice sì. Bellissimo, ecco il down throw, ecco ancora la player, c'è la schivata da parte di Ness, ecco il PK Fire, c'è la mazzeta. Vediamo la trottola, eccola ancora, doppia trottola su un su appunto di Namirer, c'è il fair, c'è ancora la trottola, questa volta è scudata. PK Fire va di FTIT, non va di mazzeta, perché penso che avrebbero sicato a vederne un'altra negata di nuovo dal PK Fire. 118 a 32, ancora PK Fire che però non va, back air che colpisce col sword spot. PK Thunder, c'è la neutral air e partono i fair, ancora fair, e mamma mia 127 a 51. Non ce la posso fare, ragazzi. A una certa devo bloccarmi perché poi vado a rota. Allora, 60-71 con questa mazza. Ah, la mazzetta! Di nuovo, ancora 83. C'è il 90%. Neutral air da parte di Ness. Vediamo il PK Thunder. No, qui sbaglia, però penso che l'up throw potrebbe in qualche modo. No, ok. Ancora no. L'up. Vince la pair e quindi è un big stock. Big stock. Io non ho preso il mio premio. Prendi. Anyway, someone asked about the number. Someone asked about the number of participants of attendees in this tournament. We were like 34 or 35. We were not so much because it is a regional tournament, so we have a 64 cap, and in this edition in particular there were not so many participants because there is a big comic fair. Fiera, fiera. Com'è? Comic-Con. A big event about comics, manga Japan, like the San Diego Comic-Con but in Rome. So a lot of people didn't come, and usually we are like oh, ma andate a fanculo. Allora, usually we are 50-60 people. Anyways, let's comment the match. Abbiamo di nuovo Rob e Ness, vediamo che cosa succede. 37-72. Fate qualcosa per quel microfono, perché che cosa sto facendo? Ok, thank you. You're welcome, Conline. Ok, 70-83, ok, niente, mi sono perso. Va bene, sto facendo la lotteria, ciao Eiko, ci vediamo la prossima volta, dammi un brofist. 93, oh, qui non ha assorbito i danni, non mi sta dando il brofist, proprio non mi si è filato. Va bene, comunque, 100%, danni a tre cifre per Rob. Praticamente chiunque potrebbe far fuori in questo momento. 198. La trottola che va pelo su Ness. Vediamo. Ecco il set mesh e non riesce a mettere la back throw. Anche se non credo che avrebbe killato. 104 pari. Ciao, se ne va Wider, ragazzi. Salutatelo pure voi in chat. 105-104. La trottola passa sopra a Ness. PK Fire perfect shieldato. E anche lo scudo. La trottola perfect shieldata. 111-104. Vediamo se sarà in grado di recuperare. Bravissimo Simmax qui, bravissimo. PK Fire air doggiato da Simmax, anche se non avrebbe colpito lo stesso. Bello. E che cosa ha letto, ragazzi? E c'è anche l'esultanza di 6B da parte di Sim. Ecco il down throw, ecco la pair. 119 a 10%, che diventa 20. C'è il appunto il fair da parte di Ness.
Vediamo, back through. E c'è ancora la DI di Simmax che con il side B guadagna tempo in aria. Oh, bello attack, però questa questa volta dovrebbe. No, ancora no. Eh no, non c'è il rage, è vero. C'è il carburante? Sì, 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 ce la fa, ce la fa. 187%, ragazzi. No, questa volta no. No, se si salvava stavolta me ne andavo, ragazzi. Comunque, ecco che arrivano i jab. 7% a 23, 31. Ancora il fair. 7 a 39, la mazzata che però è scordinata e quindi si prende in faccia la trottola, vediamo. Scusate ragazzi se sto un po' sottotono col commento, ma stanno salutando persone, quindi che devo fare? Comunque, 45 pari tra Ness e Rob, vediamo, ancora fair, vediamo. 56, 63, qui la mazzeta, però no, ancora! L'ultimo colpo del PK Fire alla salvata. PK Fire, you traitor! Mamma mia! L'up smash, oddio. Up smash, un po' così. No, questa è la back throw che killa. Dai, questa killa. E infatti c'è subito l'1-1 da parte di Dina Mirror. E mi chiede quali sono le tre crew regionali più forti. La più forte è Roma, sicuro. La più forte è Roma, no. No, a parte gli scherzi. Milano, Liguria e Napoli. Oddio, A livello medio, Milano, Liguria, Napoli. Sicuramente. Ma noi abbiamo Marforelli. E noi abbiamo Marforelli. Basta lui. Il livello medio di Milano. Ma gioca lui, sono banane per tutti. Sì. È vero. E non quelle di Vinti. Comunque, da canti il counter pick da parte di Simmax. Come commentate questa scelta? Boh, vuole provarla. No, è camping, per camperare. Eh sì, ecco il dash attack, parte subito col fair. 13 a 14, quindi praticamente situazione di eterna parità tra i due. 27 a 23. Prova le smash, nulla ancora. Approccio neutralere e poi fair. Perfect shieldato la trottola, poi ancora fair. Riesce nella presa qui Ness. C'è il fair, ancora fair. Doppio fair, non decide di andare per il triplo fair e fa bene. Vediamo, PK Fire che poteva essere punito meglio forse, ma riesce comunque ad uscirne quei jab Ness in questo caso. 51 a 43. Match un po' attendista, sì, diciamo, no? Si stanno punzecchiando i due. L'arena grande apposta per questo. Eh sì. Ah, ecco che arriva ancora la mazzeta. Non mi è piaciuto questo. Vediamo, riesce a shieldare ancora. Bello questo PK Fire. Forse è complice, diciamo. Simmax all'ultimo. Cambia di AI e dice no, Ness, non puoi farlo. Comunque dicevo, complice forse in quel PK Fire l'erba che i due dovranno usare appunto per nascondersi o comunque per... per dare fastidio all'avversario in qualche modo. Vediamo, 107 a 59. Ecco che arriva la trottola che colpisce lui stesso. Cioè la lanciata Ness, perché Ness sta facendo benissimo a tenere in alto la trottola e quindi a non permettere a Simmax di respawnarla. 126, prova la back throw, ma non dovrebbe andare. Infatti è quello che succede, non va. Qui con il back air ha praticamente ripreso la trottola e l'ha portata da sotto di sé. Bravo a leggere il nair, però non va ancora. No, è scarica. Ci ha provato. Not snipe, ma bella comunque. Bel tentativo. E qui sì. L'ennesima back throw. Comunque, qui Simmax penso si stia prendendo qualche secondo per se stesso. Per questa partita. Eccola. Ecco ancora down throw. Fair. Ancora fair. Di nuovo fair. No! Non ci posso credere. Che brutta cosa. Dina Mirror fa due sul 2-1. A discapito di tutto, nelle fasi finali ci stiamo beccando i peggiori misplay che possiamo vedere. È un vero peccato. È un vero peccato rovinare così un torneo che stava andando meravigliosamente. Che sta andando comunque meravigliosamente. Perché a prescindere da tutto lo spettacolo ce lo stanno dando. Però è brutto vedere queste cose. È veramente. Cioè, dispiace a livello di spettacolo. Attenzione. Simmax va su Mario ed è giusto. Secondo me, giustissimo. Contro Ness è tipo il secondo miglior pick che si può fare, probabilmente. Secondo me, per quello che concerne me. Poi potete correggermi quando volete in chat. Prima è rosa. Va detto, insomma. Però anche villager sì. Va bene, quindi allora parte
parte comunque in leggero vantaggio qui di Namirer. Lo switch a Mario, vediamo quanto sarà efficace appunto per Simax. PK Fire che va vuoto, scudato l'up tilt e quindi va la pair di Ness a punire subito. 68-18, salta il PK Fire, vediamo, ancora down throw, prova la pair, non va, neutral air per Ness che porta Mario a 78. Vediamo, con l'up B si mangia addirittura il PK Thunder e riesce comunque a trovare l'avversario. PK Thunder, no! Si ritrova praticamente tra le fauci del leone qui, sì, Max. 10-37. 10-37, ecco 14 che diventa 35 grazie a questa combo di down throw a pair. 35-53, non si sta trovando particolarmente bene con Mario in questo caso. Cioè deve carburare forse ancora il countering. Ci ha provato, non è stato così stupido, diciamo. Anche perché comunque è riuscito in qualche modo a salvarsi. Ecco, 61% a 101. Vediamo. Ritmo della partita che per forza di cose è più difensivo rispetto a, appunto, perché comunque si sta parlando di una grand final. Non possiamo avere situazioni così tanto tese. Mamma mia qua, Ness 119%, 76, approccia di down air e bravo qui con lo short top ad evitare il PK Fire a punire con la back air. Bello questo down B e pro, no, mio Dio, il tech e là il footstool da parte di Simax. Non è finita, eh. Pivot grab, no! Da Ness, no! No, proprio ste cose. Life ci dà, life ci toglie. Dina Miller! Però ci ha regalato una grande emozione. Sì, ci ha regalato veramente una grande emozione. Sì. Dina Miller quindi vince questa grand final number one per 3-1 nei confronti di Simax e si riconferma. Cioè, no, si riconferma, non si riconferma perché è la prima volta che si porta a casa il titolo della Jupiter League. Complimenti quindi a Dina Miller che applauso! Prende Pokken e se lo porta a casa. Complimenti, complimenti davvero. E niente, io penso di aver detto tutto per quanto riguarda questa Jupiter League. Penso che i giocatori abbiano detto tutto. Penso che lo abbiano fatto nel migliore dei modi perché questa è stata una probabilmente la Jupiter League con più spettacolo che abbiamo avuto. Probabile. È stata veramente, e se non è stata la migliore, comunque lo spettacolo è stato davvero davvero tanto. Sì. Diciamo che ho un po' l'amaro in bocca. Sai, però è quell'emozione che provi quando penso, insomma, sei in MotoGP. Arrivi secondo, però il primo è sempre l'italiano, quindi sei contento, però però potevi essere primo tu. Insomma, però grandi emozioni. Grazie Dina, mi hai portato in grand final, ti voglio bene, dice Dede. Eccolo qua il vincitore, fatti vedere. Anzi, fatti vedere, facciamo vedere il vincitore. Dobbiamo concludere. Guardate quanto è bello. Comunque, allora lui si è portato a casa Pokken e il tu che ti sei portato a casa? Non lo so. L'altra volta. È quello dell'altra volta. Vogliamo fare a cambio? Vabbè, mo' puoi da me, Mo' puoi da me, c'è problema. A me. Vabbè, ragazzi, allora dico, c'ho un Twilight Princess HD da vabbè, io non ci faccio nemmeno niente perché l'ho già giocato Twilight Princess, quindi. Vabbè, io vado, ciao Pingu. Va bene, ciao Felix. Comunque, ragazzi, a questo punto direi che è arrivato il momento dei saluti. Ah, la vogliamo mandare? No, stanno pari. Sendrick è passato con 9 punti. Per il secondo stanno pari Negro e Delbox a 8 punti. Che devono fare? Uno spareggio? Spareggio. Streaming. Vogliamo streamare lo spareggio con una best of 5, io direi, perché. Quindi che culo, vi posso sicuro. Per un punto. Ma vabbè, alla fine. Fidatevi quando vi dico che la prossima league nulla sarà quello stesso. Andaia ha detto praticamente che non Ambaio? Che non porterà Wario. Ambaio? Ambaio. Anyways, now no, lo dico in italiano. Assisteremo ad un match. Allora Pingu, sì. Loro mi hanno detto che hanno fatto un match solo secco. Glielo diamo bene oppure che la facciamo in cazzo. Quindi cioè, chi ha vinto? No vabbè, è uguale, se l'avete fatto è uguale, io chiudo e non me ne frega niente. Okay, chi ha vinto? Bellbox.
Quindi Delbox sarà il nostro quinto per la Crew Battle. E io il quarto. E tu il quarto. Sì, ma già lo sapevamo. Ah, sì. Ok. Quindi, eccoli, eccoli qua. Eccoli qua. Questi sono gli uomini che vanno a completare il nostro team. Che uomini. Mamma mia, ragazzi. Dopo Mart Forever. Quindi, una rosa luma e un Pikachu suicida. Oggi non ho mai usato Pikachu. Infatti, hai fatto bene. Comunque. Allora, io passerei ai ringraziamenti, andiamo subito a ringraziare prima di tutto la realtà nostra, Jupiter Smash, che è appunto quella realtà che si è presa, che ha preso parte, diciamo, direttamente all'organizzazione del torneo, ha pensato a tutto, ha pensato a di più, ha pensato allo streaming, ha pensato a fornire appunto le console del torneo. Io vi invito a lasciare un like alla pagina di Jupiter Smash, perché comunque è una community romana. Ci divertiamo, facciamo bene della nostra regione, eccetera, eccetera. E facciamo anche i weekly, quindi sì, tramite Jupiter Smash potete tenervi appunto aggiornati su quello che sono i Jupiter Fight Club, che faremo ogni venerdì, quasi ogni venerdì, all'interno appunto dell'Icon, che è la seconda realtà che voglio ringraziare, che è quella che appunto ha ospitato il torneo, la sede che ha ospitato il torneo, Circolo Arci, che non è solo una sede di torneo, ma è anche appunto una sala dove poter giocare a computer, a giochi da tavolo, giochi di ruolo, PlayStation, Xbox, Wii U, Samlink, Mario Power Tennis, qualsiasi cosa. La sede si trova a via Sgurgola 7, vicino alla fermata della metro A di Colli Albani, appunto a Roma. Passate a fare un salto, se siete tesserati Jack potete entrare, cioè entrate e basta. Se non siete tesserati Jack potrete fare una tessera che appunto vale per tutto l'anno, fino appunto al 31 dicembre 2016, con cui potrete entrare che ogni volta all'interno del circolo. Comunque se magni e se beve pure. Sì, se magna bene. E se magna bene, il Trinity, io ve l'ho detto, il Trinity, ragazzi. Poi passiamo alla prossima. Allora, Italian Gaming Championship, che ci ha offerto appunto la possibilità di usare le loro postazioni Lagless per il torneo. E poi, ultimo, ma non per importanza, me lo sono tenuto per ultimo perché abbiamo un rappresentante qui di questa realtà, che è appunto Nintendon, che ci ha aiutato per quanto riguarda la parte burocratica e per l'assegnazione dei premi, per la scelta dei premi, per comunque per la burocrazia, che non è poco, ragazzi, la burocrazia è veramente... Ok, va bene, che... Vogliamo ricordare magari l'Icarus... Certamente. Allora, appunto, Nintendon, che è una realtà che ci aiuta sia per Jupiter League 4, ma anche per l'Icarus, che è un torneo, appunto, che è il torneo nazionale che andremo a, appunto, ad organizzare il 23 e 24 aprile ad Anzola, in provincia di... ad Anzola, nell'Emilia, in provincia di Bologna. Sarà un evento a Cap 128, sarà un torneo nazionale, quindi vedrete la bellezza totale, a blitz, di, come direbbe appunto questo qui dietro, della scena competitiva italiana. E vi invito assolutamente a vederlo. Non andrà in streaming il 23 e 24 aprile, ma andrà in differita molto probabilmente la prossima settimana. Per rimanere aggiornati appunto sullo streaming dell'evento, io vi invito a seguire la pagina di Smash Bros Italia, che è appunto la pagina ufficiale nazionale della community di Smash Bros, e ad entrare nel gruppo, se magari non ci siete già, sfide online, Smash Bros, Super Smash Bros Italia, sfide online. E poi vabbè, ovviamente mi piace anche le realtà di Italian Gaming Championship, Icon e Nintendon. Eccolo. Che non solo è una realtà che si occupa di organizzazione di tornei, ma anche un sito internet che tratta appunto di notizie riguardanti il mondo Nintendo e dintorni. Quando esce NX? Smash 5. Sì. In realtà NX è una bufala. Smash 5. Allora, voi lo sapete, ma quest'uomo sa quello che succederà nei prossimi 3 anni e 47 giorni di gaming, però non lo vuole dire perché è cattivo. Sì, non può dirlo, no, stiamo scherzando, non può dirlo, perché è così, insomma, il mondo del giornalismo videoludico è questo. Va bene, io sono Vingu16 e sono stato contentissimo comunque di gastare questo evento per voi. Vi do appuntamento molto probabilmente alla prossima, al prossimo Jupiter Fight Club, che si terrà appunto venerdì proprio qui all'Icon. È vero. Volete fare saluti particolari? No. Io ringrazio la mia crew che mi ha sostenuto. Non è vero, non te l'ho sostenuto. E basta, credo. Comunque, una menzione particolare a Dina, che ha dimostrato di essere forte anche senza il furgone. Alla prossima, ragazzi, ciao! Ciao!